Prima l'annuncio della nuova gara sulla continuità territoriale per lo scalo di Alghero, orfano di offerte nel bando precedente che ha visto trionfare Aeroitalia sulle rotte principali, da e per Olbia su Linate e da e per Cagliari, sia per Linate che Fiumicino, con Volotea vincente sull'Olbia Roma e Iterways tagliata fuori. Poi l'incontro tra l'esecutivo regionale e i sindacati. Sul tavolo, ovviamente, la continuità territoriale, che preoccupa. CGIL e CISL e UIL hanno rimarcato all'assessora regionale ai trasporti, Barbara Manca, i dubbi già noti ed espressi a più riprese. In cima alla lista l'affidamento della continuità territoriale solo sulla base del ribasso economico praticato dai vettori che concorrono al bando. Noi come Ultrasporti riteniamo che la gara non possa tenere conto soltanto dei ribassi economici che i vettori sono in grado di fare. La continuità territoriale necessita di servizi essenziali, quali il trasporto dei barellati, l'ossigenoterapia, il trasporto di animali in stiva e soprattutto la possibilità per i sardi di essere connessi con il resto d'Italia, d'Europa e del mondo. Tutti i servizi che in questo momento il vettore che si è aggiudicato in maniera provvisoria non è stato in grado di garantire nel Nord Sardegna e riteniamo non potrà farlo neanche per quanto riguarda la città di Cagliari. Quindi l'appello alla Regione affinché tramite il Ministero chieda a ITA di partecipare su tutti e tre gli scali sardi senza compensazione economica. Ieri abbiamo fatto un appello all'assessora dei trasporti Barbara Manca affinché si attivi sin da subito con il Ministero dei Trasporti perché venga richiesto a ITA di partecipare su tutti e tre gli scali sardi senza compensazione economica al fine di garantire per il prossimo anno una continuità territoriale degna di questo nome, in attesa di poter lavorare sul prossimo bando che dovrà durare 4 anni.